Un primo piatto molto ricco, perfetto per la domenica e per le occasioni speciali. Stiamo parlando dei paccheri ripieni. Il ripieno è quello classico, tradizionale e amato da molti, che prevede l'utilizzo di spinaci e ricotta. Un ripieno molto cremoso, molto saporito, grazie all'aggiunta di formaggio grattugiato, pepe nero e tanta besciamella che prepareremo in casa. Vedete qui già gli ingredienti pronti: il latte, il burro, la farina. Ci mettiamo subito al lavoro. Per questa ricetta potete utilizzare indistintamente spinaci freschi oppure surgelati in base a quello che trovate o alla vostra comodità. In questo caso sto utilizzando spinaci surgelati. Li avevo già fatti scongelare con calma in frigo, quindi li ho solamente strizzati e messi in padella con dell'olio di oliva e due spicchi di aglio. Ho aggiustato di sale e adesso faccio cuocere qualche minuto. Eventualmente potete farli scongelare direttamente nella padella, quindi prima a fuoco molto dolce per togliere e asciugare tutta l'acqua e poi aggiungendo l'olio e l'aglio, così come ho fatto io. Nel frattempo mi sto occupando già della besciamella. Realizzeremo quindi 1 litro di besciamella e sto già sciogliendo sul fuoco 100 g di burro. Una volta sciolto ci aggiungo circa 70 g di farina perché voglio una besciamella abbastanza liquida, non troppo densa. E formerò una cremina per sciogliere tutti i grumi della farina. Successivamente aggiungerò 1 litro di latte, porterò nuovamente sul fuoco mescolando fino a raggiungere la densità desiderata. Abbiamo ultimato la besciamella aggiustando di sale, abbiamo aggiunto noce moscata, ma va bene anche il pepe nero, scegliete voi, ma soprattutto 3-4 cucchiai di formaggio grattugiato che darà un buon sapore, quindi la besciamella è pronta per essere utilizzata. Una volta cotti gli spinaci, per renderci il lavoro più facile, utilizziamo un mixer in modo da frullarli e ridurli proprio a crema. All'interno del mixer facciamo presto presto aggiungendo anche la ricotta. Aggiungiamo un pizzico di sale, una macinata di pepe nero o un'altra spezia a piacere, del formaggio grattugiato, anche questo a scelta, e magari un uovo per legare. Dunque, appunto, lasciamo frullare tutto per ottenere un composto omogeneo e ben cremoso come quello che vedete, che adesso andiamo a trasferire subito in una sac à poche. Dunque, una volta cotti i paccheri in abbondante acqua già salata, bollente, ma soprattutto per metà del loro tempo, quindi non devono cuocere del tutto, ma restare abbastanza al dente, li lasciamo scolare e raffreddare anche per poterli maneggiare senza bruciarci. Possiamo mettere dell'olio di oliva o nella pentola con l'acqua mentre cuociono, oppure una volta scolati, questo è importante perché non devono attaccarsi tra di loro. Dopo li andiamo a disporre uno accanto all'altro o all'impiedi, in questo caso per creare un effetto più scenografico, dopo però aver sporcato la pirofila o la teglia di abbondante besciamella. È importante che sia proprio uno strato abbastanza importante di besciamella perché questo permette di ottenere un piatto non asciutto e anche ben cotto alla fine. In alternativa potete farcire i paccheri con il vostro ripieno di spinaci e ricotta e posizionarli coricati sulla pirofila. Dunque questo dipende proprio da un gusto prettamente estetico. Una volta posizionati tutti i paccheri, guardate com'è facile farcirli utilizzando il sac à poche. È davvero un'operazione semplicissima e veloce. Ma questo perché abbiamo ridotto il nostro ripieno di ricotta e spinaci in crema. Dunque li riempiamo tutti e poi per la copertura utilizziamo la besciamella che è rimasta, anche in questo caso deve essere uno strato abbondante. Lasciamo cadere bene la besciamella anche ai lati, altrimenti i paccheri rimarranno asciutti. E poi ancora qualche manciata generosa di formaggio grattugiato che aiuterà ad ottenere una bella gratinatura. E il gioco è fatto, possiamo mettere in forno, modalità ventilata a 180 gradi. Da 20 a 30 minuti, il tempo necessario per la cottura di questi paccheri ripieni di spinaci e ricotta. Vedete, si è formata una crosticina
abbastanza dorata, croccante, deliziosa in superficie. Abbiamo anche provato con la forchetta ad infilzare un pacchero, quindi siamo sicuri che abbia raggiunto la pasta la morbidezza necessaria. Provate anche voi, vedrete, basterà davvero poco per portare a tavola un piatto così gustoso, cremoso e dal ripieno veramente saporito. Trovate tante altre idee facili e gustose come questa sui nostri siti web cibodoc.it e vivomangiando.it per vedere in ogni momento la video ricetta, questa o tante altre complete di passaggi. Potete seguirci come state facendo adesso sui nostri social, dunque cercando la pagina Facebook Cibodoc o Vivo Mangiando, l'account Instagram e il canale YouTube.